Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di Hogwarts Mystery, qua su Van Helsing TV. Allora, vediamo un pochettino che cosa che dobbiamo fare, perché è da un po' che non gioco, quindi... Ok, casa Grifondoro, ci siamo già dentro. Non so perché non c'è già partita la cosa, però va bene. Parla con Rowan. Ok, parliamo con Rowan. Vi ricordo ragazzi che stiamo sempre cercando Ban, che non sappiamo dove è finito. Ho sentito dire che ci ha fatto vincere 10 punti da casa lezione di trasfigurazione. Bam, ben fatto. Grazie, lo so. Ah, vale, tutta Rowan. Ok. Ehi, Ivana, hai sentito nulla di Ben? No, ma se riesci a trovare il modo di farci entrare nella sala comune di Serpeverde, quella appena nera dovrebbe aiutarci a trovarlo. Non riuscivo proprio a farmi venire in mente un piano, finché non ho ricordato gli incantesimi restringenti di incalzamento. Ok. E la grande partita di Quidditch Grifondoro contro Serpeverde. Non ti sto seguendo. Tutti andranno alla partita. Tutti tranne noi. Quando gli allievi avranno lasciato la sala comune di Serpeverde, tu ti restringerai. Sgattaglierai dentro mentre la porta è aperta e tornerai alle dimensioni normali. La sala comune sarà vuota. Potrai prendere la pena nera e andartene senza che nessuno se ne accorga. Eccezionale, vero? Sì, eccezionale. Pericolosa è una follia. Sì, eccellente. Eccellente, Rowan. Sapevo che ti saresti inventato qualcosa. Farò una ricerca sugli incantesimi per assicurarmi che non ci sia nulla di pericoloso e sarò presente per tutto il tempo per controllarli. Mi fido di te, Rowan, imparerò quegli incantesimi il più velocemente possibile. C'è ancora una cosa, Vanna. Il prefetto è Serpeverde, intelligente. Saprà che Grifondoro potrebbe sabotare l'ingresso della sala comune di Serpeverde mentre tutti sono distratti. Se torna indietro, mentre stiamo sgattaiolando dentro, saremo in grossi guai. Mi occuperò io del prefetto, incontriamoci più tardi per definire il nostro piano. Ok. E sapevo già che ci volevano un po' di tempo. Minerva sta complottando qualcosa con un gruppo di potenti allievi di Serpeverde. Ti conviene fare attenzione. Hai consigli su come comportarsi con il professor Piton? Ok, ragazzi, quindi. L'ideale è andarci a fare Reducio. Sì, direi che c'è l'ideale, andarci a fare Reducio. Ok, papà ne fa solo 5, però facciamoci intanto questa, vediamo un po' quanto se riusciamo. Se anch'io non mi abbiocco, vediamo. Postura e posizione sono fondamentali per lanciare incantesimi, guardate me. Ok, guardiamo lui, non ci dice molto, 4. Ok. 5 assolutamente sì. Andiamo su questo tipo qua. Ok, sempre 5 ce l'hai, quindi continuiamo ragazzi, sempre con più potenti sono, cioè nel senso, più cose fanno meglio è, ricordatelo sempre. Io proverei ancora il professore. Ce la dà? Sì, ce la dà, perfetto. Ok, perfettissimo. E la prima stella l'abbiamo presa. Chi crede di poterci mostrare questa posizione, Vanessa? Prego, vieni qui vicino a me. Ok, prof. Solita position. Ormai. E vai. Tink. Esatto. Lo pensavo anch'io. E niente, ci saltiamo per poco. Via. Vediamo. Ho ripassato il libro e gli appunti per la lezione di oggi. Ok. Qua è solo 3. Qua invece è 2. Ok, quindi posso far solo questi due tanto, quindi non posso far molto. Questo è 5 però, ascoltiamo, ascoltiamo. Quello dietro che fa sempre le facce mi fa scassare, cacchio. Ma boh, leggi, fa anche uno tanto. Ok. Volta pagina, facciamo sempre uno. Ok, dai un'occhiata. Allora. Secondo me posto 5 potremmo anche arrivare alla stella, però non ne sono sicurissimo. No, per un pelo non ci siamo arrivati. Vai su trascrivi che sono solo due, magari ce la dà. Sì, e vai. E abbiamo preso anche questa, ragazzi. Vai con 15, c'è un po' di più. Giochiamo di squadra. Dobbiamo ricordarci nei dettagli dell'incantesimo. Concentrati. Ok. Attenzione. Tanto Dio sta facendo Wingardium Leviosa. Va bene. Vedete il tipo che sta facendo Wingardium Leviosa, quello stizzito dietro? Lui pensa che noi non stiamo guardando, ma in realtà lo stiamo notando. Ok, 13. Vediamo un po'. Aiuta con l'humus.
Helsing ha una buona tecnica. Perché non mostri incantesimo con gli altri studenti? Va bene. Biribiribiribi. Ok, perfetto. Puntualizza. Ok, facciamo i pignoli praticamente. Pignolizza, dovevano scriverci. Città delle fonti. Guarda. Vai, tu guarda. Ok. Quindi sempre Città delle fonti è 4. Proponi 1. Quindi 1. E basta perché. Non riusciamo a prenderci il quarto punto, vabbè. Rieccoci ragazzi. Allora, ho avuto un piccolo problema che. E allora, tecnicamente dovevamo giocare molto prima e continuare. Il problema è che non so perché non funzionavano i server. A meno che mi continuiamo a dare errore del server. Quindi, sono riuscito solamente a collegarmi adesso. Quindi, vediamo un po'. Ok, 5 troppo. 1 forse troppo poco. Facciamo gli scuti, dai, così ci prendiamo la terza stanza, ragazzi, via. E vai. Dai, che facciamo sto 9. Pronto? Ora guarda qui. Ok. Perfettissimo, ragazzi. E anche questo è fatto. 1, 2, 3. Non so perché in sto pezzo lagga sempre, non mi capisco, però vabbè. Anche ogni volta che facciamo sta prova qua lagga. Dimostrazione. Per gli studenti più attenti lanciare incantesimi sarà molto più semplice. A me gli occhi. A lei gli occhi. No. Chiedi di Ben. Vai. Perfetto. Controlla l'ora. Chiacchiera con Rowan. Ok. Vediamo un po'. Beh, c'è già qua, c'è quasi, dai. 5 è un po' tanto. Vediamo se. Non penso ce lo dia ancora. Immagino. Ascolta battuta, ci sta. E dovrebbe darcelo stavolta, però. E vai. E prendiamo questo, via. Questa è la parte più importante della dimostrazione. Fate molta attenzione. Ok. E niente, Wingardium Leviosa in continuazione. Cioè che non. Cioè, boh. Vabbè. Non capisco sta cosa delle Wingardium Leviosa, però vabbè. Ok. Siamo all'ultimo pezzo. Delle 5. Ho preparato un'azione su un argomento molto importante. Aprite le orecchie. Ok. 3. 4. Perfetto. Ok. 3 ci sta benissimo. Abbiamo finito tutta l'energia. Esatto, ragazzi. Ok, non so se riusciremo a finirlo perché tra poco vado in live, ragazzi. Però se dovessimo riuscirci a finirlo, vedrete dopo il pezzo ancora del video. Ok? Ciao a tutti, ragazzi. Bentornati. Come vi avevo detto, alla fine non siamo riusciti a prendere l'ultima stellina. Però vabbè, dai, ne abbiamo preso almeno 4. Dobbiamo prenderne ancora 3. Adesso proviamo a fare quella da 3. Vediamo un attimo se riusciamo a farla subitissimo, così ci apriamo le balle. Però prima andiamo alla casa di Serpeverde a vedere che cosa ci dicono. Andiamo alla casa di Serpeverde. Tu sei il prefetto di Serpeverde, Felix Rosier? Esatto. E tu sei Nessing? Avrebbe dovuto espellerti per avermi trattato Mirla Snight. Considerando quello che ha fatto tuo fratello, tu non avrebbero nemmeno mai dovuto ammetterti a cos. Che cosa vuoi? Volevo augurarti buona fortuna per la partita dei 15 di oggi. Perché mai un Grifondoro dovrebbe augurare buona fortuna a un Serpeverde in una partita contro la propria casa? Spirito sportivo? A volte mi fate davvero pena per Grifondoro. Dovresti essere informato dello scherzetto che Grifondoro vuole fare a Serpeverde. Spero che tu non stia cercando di ingannarmi, Vanni. Non finisce bene per la gente che mi fa perdere tempo o che minaccia la mia casa. Ingannalo. Ho sentito che dei Grifondoro mentre parlavano di cosa pianificavano di fare durante la partita. Sono sicuro che stanno cercando di sabotare in qualche modo l'ingresso della nostra sala comune. L'hanno già fatto in passato, ma stavolta tornerà prima della partita. Li coglierò sul fatto e gliela farò pagare. È molto peggio.
Uno degli allievi del quinto anno ha portato una scatola di boomerang ribaltatutto, dall'emporio di Zonka Hogsmeade. Stanno pianificando di lanciarli a Sempreverde, presenti sugli spazi durante la partita. I boomerang ribaltatutto sono scarsi, non torneranno indietro a colpire chi li ha lanciati. I Grifondoro non sono così furbi come Sempreverde. Probabilmente non ci hanno neanche pensato. Che idioti, vado subito a dire al professor Piton. Perfino il professor Piton non è in grado di controllare ogni Grifondoro sugli spalti. Deve restare alla partita fino alla fine e aiutarlo a controllare. Hai ragione, dovrei restare a ripulire quei Grifondoro personalmente. Grazie, non sei stata una completa perdita di tempo. E l'abbiamo fregato. Buah. Impara Reducio. Abbiamo finito prima di imparare Reducio, è inutile. Questo che abbiamo per forza imparo, ragazzi. C'è il capo di duellanti che mi ispira molto. Devo un attimo andare a vedere adesso, poi. Allora, 3 ore. Cioè, 3 ore perché abbiamo 3 stelline da prendere. Facciamo una posizione. Postura e posizione fondamentale per non c'è incantesimo, guardate me. Ok. 4, 5. Vediamo se riusciamo, ragazzi, a prenderla. E ciaoone. La 4 riusciamo sempre comunque a prendere, dai. Ok. Qua è 2, no? Quindi andiamo ascolta. Ottimo. E ricorda che ci sta. E dovremmo aver preso la prima stellina. Ottimo. E va a livello 9, finalmente. Chi crede di poterci mostrare questa posizione? Adesso, prego, vieni qui vicino a me. È la stessa che abbiamo visto nelle scorse. L'altra volta, ragazzi. Non cambia niente. Dobbiamo essere fuori un po' veloce, così almeno ci muoviamo e via. Tanto avete già visto che cosa fa. Non c'è nessun problema. Si compiacciono, ciao, 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 perfetto. Ok, ripassa i dettagli. Ok, ripassato il libro di appunti per lezione di oggi. Ok, 5, ascolta, subitissimo ragazzi, via, così ce la togliamo sulle balle. Spettegola. Mi sa che però non abbiamo più energia, ragazzi. Domanda. Rileggi. Ok, mi sa che non c'è più nient'altro. Allora, stellina. Dai, dacci la stella. E vai, ragazzi. Ma sì, diamoci 40 lievi. Giochiamo di squadra. Dobbiamo ricordarci ogni dettaglio dell'incantesimo. Concentrati. Ok. E vai. Io comunque voglio come amico quello là biondo, quello alato, perché ragazzi è troppo bello le facce che fa. Cioè, in confronto al nostro personaggio fa sempre queste facce, ma invece quello lì fa sempre facce strane. Aiuta con l'humus. Signora Bonatec, mostra l'incantesimo alla bocca, le sempre solite cose. 5, guarda, subitissimo, facciamo queste 5. E via. Spiega, ok. Vediamo un po'. Puntualizza. Ottimissimo. Vada ragazzi, 3 su 3. Ora guarda qui. Poi sono pronti perché erano più di una, però vabbè. 2, 3, perfetto. E vai. E abbiamo completato anche questa qua. Quindi adesso ne abbiamo 7 e possiamo sbloccare il Reducio finalmente. Però naturalmente, ragazzi, non la faccio adesso perché. Cioè, potrei anche iniziare adesso, però non so che la finisco.